Questa è la squadra di medici e infermieri che all'ospedale Garibaldi di Catania si prende cura dei malati di Covid. Arriva? Sì. Al posto. Tra loro ci sono diversi giovanissimi al primo incarico. È come se si entra in trincea, però quando entri e poi guardi il viso dei pazienti, che sono le uniche persone che qui, cioè che vedono, che vedono te, ovviamente lì ti viene un po' di forza e tutto basta. Allora, abbiamo chiamato, ha risposto Fabio. Ci piace questa cosa, eh? Allora, stiamo facendo la chiamata, va bene? Questi ragazzi hanno dato uno sforzo, un contributo grandissimo, se posso dire questo, con contratti purtroppo con o pochissime oppure senza tutele. Ho avuto un contratto poco che è un po' differente da un contratto aziendale, perché comunque hai sei pro e sei contro, più contro che pro. Ho avuto altre proposte con contratti migliori, comunque dove mi davano un po' più garanzie, contratti aziendali, ma per scelta ho scelto di rimanere qui, perché comunque mi sono trovata bene ed è diventata come una famiglia, quindi ho scelto di restare qui rischiando. La terapia del supporto psicologico secondo me per loro è fondamentale. La battutina, la sdrammatizzazione oppure la condivisione di situazioni tristi fa, non dico più, ma quantomeno quanto la terapia farmacologica. Posso? Allora, sto togliendo la mascherina. Sì. Saremo rapidissimi, eh? All'inizio si sentirà un po' forte. E poi però ci si avvisa, se lei è fastidio ce lo dice che lo abbassiamo un po'. Qui dentro io mi sento abbastanza protetta, però lavorando H24 in un mondo come questo un po' ti senti come se è meglio che non vedi gli altri, perché hai paura magari di contagiarti, nonostante noi siamo super controllati e siamo super protetti, però ti viene quella cosa come se hai paura di fargli del male. Ti spaventa anche a dare un abbraccio, anche alle persone più care, quindi tenti a isolarti un po', e questa è l'unica cosa un po' bruttina di questo periodo. Allora